Teggiano invece è stata conferita la cittadinanza onoraria a Michele Albanese, che è direttore generale della banca Montepruno, che ha immediatamente detto: Teggiano è la mia seconda casa. Ma sentiamo. Le emozioni sono tante, le emozioni rivengono anche da un periodo positivo sia per me che per la nostra banca. In effetti questo riconoscimento viene dopo altri due riconoscimenti per me importantissimi, quello del riconoscimento dell'uomo dell'anno a New York e del socio onorario del Club di San Gono. Come vedete in tutte e tre sono elementi che c'entra sempre Teggiano, filo conduttore Teggiano. Sono particolarmente contento, felice stasera di riconoscere che la gente di Teggiano ancora una volta ha voluto dimostrare affetto e vicinanza nei miei confronti. Che dire, è una serata meravigliosa vedere così tanta gente venuta appositamente per festeggiarmi, se così possiamo dire, ma per starmi vicino e per dimostrare ancora affetto. Beh, è una gioia che veramente è difficile descrivere. Sono felice, sono veramente convinto che dobbiamo però stare ancora insieme e, come dicevo nel mio intervento, dobbiamo insieme al popolo di Teggiano continuare quella strada che abbiamo intrapreso, quella del gruppo, della rete, dello stare insieme. Quindi veramente gioia indescrivibile vedere qua tutti questi amici, la famiglia e il gruppo storico dei miei amici. Beh, veramente è una gioia indescrivibile. Il corso della cerimonia ha fatto particolare riferimento ai giovani e alla necessità di supportarli. Sicuramente sì, io credo, l'ho sempre sostenuto, che bisogna ripartire dai giovani e, come detto nel mio intervento, oramai dobbiamo capire che i giovani hanno difficoltà soprattutto a sperare in un futuro. Noi dobbiamo essere quelle persone che dobbiamo dare con la nostra esperienza fiducia a loro, dobbiamo dargli quella speranza di vivere. Per noi della nostra generazione è stato difficile, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato, sapevamo di avere un futuro. Voi giovani, dispiace dirlo, purtroppo vi vedo un attimino scoraggiati, però noi dobbiamo lavorare e lavorare a vostro favore, facendo anche quando necessario un passo indietro, cercando di starvi vicini, darvi quella fiducia che probabilmente fino ad oggi non vi abbiamo dato, cercando di condividere con voi i momenti di difficoltà ma anche i momenti di gioia. Significa per me farvi crescere e sentirvi come uno di noi, darvi maggiormente fiducia, sapendo che possiamo uscire da questo momento di difficoltà solamente se ci affidiamo a voi giovani e se ci affidiamo a una generazione che sia diversa dalla nostra.